Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Allora, l'estate è entrata nel vivo sia nel calendario e anche nella montagna veneta e bellunese con gli impianti risalita aperti e fruibili assieme a percorsi trekking, mountain bike ed altre opportunità per valligiani e turisti. E noi ospitiamo quest'oggi Marco Grigoletto, il presidente ANEF Veneto. Buongiorno Marco e grazie per aver accettato il nostro invito anzitutto. Grazie a lei e ai telespettatori che ci seguono. Allora, gli impianti veneti, molti hanno già iniziato la settimana scorsa, altri si aggiungeranno in questo weekend e poi da inizio luglio si parte nella totalità sostanzialmente dell'impiantistica veneta. Sì, diciamo di sì, nel senso che speriamo che anche il tempo non sia così inclemente come nell'ultimo periodo, perché fino a 2 settimane fa a 2500 metri avevamo ancora la neve. Adesso speriamo in un periodo di sole, e che veramente, come ha detto lei, esploda l'estate e così anche i turisti possono venire a trovarci in questo meraviglioso mondo che sono le Dolomiti. Ecco, gli impianti risalita in estate, garantire quindi la fruibilità dei percorsi, alcuni impianti aperti, non la totalità rispetto all'inverno, no? No, certamente non la totalità, ma diciamo quegli impianti che sono anche fondamentali per uno spostamento da una valle all'altra. È anche una forma, se vogliamo, di fruibilità di spostamenti senza l'auto. Inoltre, poi, come ormai sanno anche i nostri telespettatori, noi nell'arco alpino, nella parte diciamo bellunese, disponiamo anche di molte piste per la discesa in bici, di molti sentieri di trekking, e gli impianti in questi termini fanno da collante tra questi sentieri e le aree diciamo più Certo. basse, dove le persone possono arrivare con la macchina, parcheggiare e poi partire per il loro giro. Ecco, Grigoletto, i dati della stagione invernale sono stati confortanti, penso in generale per gli impiantisti. L'estate com'è? Ci sono dei margini di profitto oppure più che altro un servizio che gli impiantisti offrono verso la collettività? Ma diciamo che il finale di stagione non è stato ottimo, ma siamo nell'ordine dei passaggi che c'erano lo scorso anno. Abbiamo avuto un grosso calo nell'ultimo mese perché c'è stato maltempo, come tutti ricorderanno, nei giorni di Pasqua. È stato veramente un maltempo brutto e quindi questo ci ha un po' frenato. Certamente non è che non siamo contenti in linea generale. A parte alcune aree che erano più basse in altitudine, che hanno avuto qualche problematica, diciamo, e avranno anche qualche problematica di bilancio, però sono alcune aree che sono aperte anche d'estate e speriamo che possano recuperare. Per quanto riguarda invece la stagione estiva, nella stragrande maggioranza degli impianti, delle stazioni di impianti, esse sono aperte più per un servizio al cliente. Ancora in questo momento certamente i fatturati non sono paragonabili all'inverno, però in una prospettiva sia di allungamento di stagione, ma sia di creare una stagionalità estiva più complessa, più articolata e creare un prodotto estivo, noi stiamo investendo molto. Stiamo investendo in sentieri, stiamo investendo, ad esempio, il Superski ha investito molto sul fatto di creare un super summer, creare un giro Certo. dei 4 passi Una anche a sorta di piedi. tessera Dolomiti Superski in versione estiva, quindi. Sì, in versione estiva, che ancora chiaramente è un prodotto ancora non sviluppato in modo completo, ma che abbiamo notato che in questi ultimi 2 o 3 anni, le ultime 2 o 3 stagioni estive, sta dando dei discreti risultati, il che vuol dire che rimane sempre un servizio, non è una cosa che ci dà dei fatturati necessari nemmeno a mantenere i costi, ma noi impiantisti facciamo questo sforzo sia nell'area Superski, ma sia anche nelle aree limitrofe che sono fuori magari dal percorso dei 4 passi, stiamo facendo questo sforzo per creare un turismo che possa essere degno di questo nome anche in montagna.
Ecco, per un turismo di ogni questo nome, quindi servono investimenti nell'impiantistica. È di poco tempo fa la notizia di un importante finanziamento a favore degli impiantisti, anche di quelli minori che voglio dire, ne hanno particolarmente bisogno e che spesso e volentieri invece non riescono a coprire la restante parte dei finanziamenti pubblici che vengono messi a disposizione. Giusto, ce ne vuole un po' parlare di Sì, è questo? vero. Circa 2 settimane fa è uscito un avviso del Ministero del Turismo, a cui fa capo la ministra Santanchè, che ha, devo dire, nell'occasione in cui ci siamo conosciuti, ha ben chiare le esigenze degli impiantisti e si è prodigata in maniera direi più che positiva, perché comunque sono stati stanziati circa 230 milioni. Chiaramente 230 milioni da spendere in più anni, da qua al Sì. 2029, e è stata riservata una quota di questi soldi proprio per le piccole e micro imprese che magari hanno qualche difficoltà in più, e sono destinati questi fondi a revisioni, a sostituzione di impianti, all'acquisto di battipista e all'ammodernamento degli impianti di innevamento. Direi che noi siamo molto molto soddisfatti intanto dell'avviso che è stato pubblicato, e ci sono alcune cose che sono ancora da discutere magari col Ministero, però diciamo il Ministero ci ha lasciato 3 mesi per presentare le domande di finanziamento e di contributo. È un avviso un po' articolato, quindi bisognerà capire esattamente come possiamo fare a presentare domande, ma siamo sicuramente soddisfatti, perché io mi ricordo che l'ultima cosa fatta da un ministero per gli impianti a fune come contribuzione e aiuto per noi è stata fatta nel 1997, quindi siamo molto distanti da quel tempo. In quel tempo sono stati fatti molti investimenti, si è creata la situazione, diciamo, impiantistica che abbiamo oggi. Nel 97 con una legge che si chiamava 140, e di cui è stato anche interprete il compianto Floriano Pra, ma adesso con questo nuovo bando appena uscito noi contiamo di cercare di modernizzare ulteriormente già le cose che sono già moderne le nostre, perché abbiamo dei criteri di sicurezza molto elevati. Però certamente riusciremo a fare degli investimenti che porteranno sicuramente una ricaduta su tutto il territorio. Certo, ecco, esclusi i nuovi impianti, è una scelta secondo lei quella del governo in questo senso, voglio dire, in linea con quella che è l'esigenza della vera montagna, servono oppure no, Grigoletto, nuovi impianti in risalita, ok? Modernare quelli che ci sono e l'impianto di innevamento, gli impianti di innevamento che non dimentichiamo, sono sempre più no, Fondamentale. importanti Sì, in chiave fondamentale. turistica, i nuovi impianti servono oppure no? Allora, questa è una bella domanda che però secondo me andrebbe rivolta alle singole imprese private che fanno i loro conti e i loro business plan rispetto agli investimenti che hanno in mente. Certamente in questo momento noi, come associazione, anche rilevando le esigenze dei nostri interlocutori, che sono gli impiantisti, diciamo che probabilmente forse un qualche nuovo impianto ci potrebbe essere per un collegamento intervallivo tra qualche valle, strettamente necessario, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono solo interventi di revisione generale, che sono molto costose, perché bisogna pensare che una revisione generale di un impianto esaposto costa 1,5 milioni. Queste sono le cifre. Di una funivia, personalmente ne stiamo facendo una nella società in cui sono amministratore, ci costa sui 2 milioni, quindi sono costi Importanti. enormi, importanti, che certamente garantiscono la sicurezza poi di chi usufruisce dell'impianto, ma per noi sono investimenti molto importanti. E questo il bando lo ha chiarito molto bene e ha puntato molto su questa cosa, sul mantenimento di quello che abbiamo, oppure sulla sostituzione magari di impianti vetusti. Sì. Abbiamo nelle nostre aree impianti che sono trentennali, che hanno 30 Certo. anni, 40 anni, e Magari così. specie nelle piccole schiare, no? Mi viene da pensare. Specie nelle piccole schiare, e questi hanno.
e queste società hanno la possibilità con questo bando di poterli sostituire con un investimento che non è così gravoso come potrebbe essere un investimento per un nuovo impianto completamente pagato dall'azienda, che probabilmente in alcuni casi non potrebbe sostenerlo. Ecco, Grigoletto, torniamo sulla stagione estiva. Gli impianti in risalita come metodo alternativo per la mobilità, si parla molto e da molto tempo di eccessivo traffico sui passi dolomitici. Gli impianti in risalita possono essere, non in sostituzione magari per carità di tutto il traffico veicolare, ma una modalità di integrazione anche in ottica di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni. Sì, in effetti un impianto sicuramente è stato fatto anche per questo, che è l'impianto di Cortina, che è 2 anni ormai che è in attività, ma è stato fatto proprio per togliere del traffico dal passo Falzarego. E in effetti diciamo che potrebbero, cioè sono gli impianti sono complementari, diciamo così, a quello che è il traffico veicolare. Noi come servizio, quando li apriamo anche d'estate, cerchiamo comunque di far fermare le persone nei nostri parcheggi per poter usufruire degli impianti e fare dei percorsi senza magari spostarsi in cima al passo oppure in un altro luogo che magari in questo contesto, in questi anni di protezione dell'ambiente, di rumorosità, si sente molto questo tema, e quindi noi cerchiamo di fare il nostro meglio per poter mettere a disposizione qualcosa che può in parte sostituire questo problema. Ecco, la cosa che non può sostituire l'impianto di risalita è il fattore umano, il bisogno di manodopera. C'è un tema importante: gli impianti di risalita necessitano di manodopera, spesso bisogna rivolgersi in altre province o regioni, e allora state anche facendo un'iniziativa o metterete in atto un'iniziativa anche con una scuola bellunese, mi sembra di aver sì, sentito. Allora, con la scuola edile di Sedico abbiamo presentato in Regione Veneto un bando che prevede specificatamente, e di questo devo ringraziare anche la Regione, prevede specificamente la formazione di operatori sugli impianti sciistici, e quindi operatore macchinista, caposervizio. Nella nostra regione il macchinista non è riconosciuto effettivamente con un patentino, però noi abbiamo bisogno che sia formato, perché un macchinista è diciamo così quello che spegne e accende l'impianto, certo, e deve essere capace di distinguere i vari guasti che si verificano sull'impianto. Su questo tema stiamo facendo anche degli accordi con una società di formazione molto, molto brava, che è del Piemonte. In Piemonte loro formano sostanzialmente quasi tutti gli impiantisti del Piemonte. Adesso stiamo cercando, insieme alla Regione Veneto, di poter farli venire da noi per cercare di formare anche da noi le persone con un riconoscimento, o chiamiamolo tra virgolette un patentino, ma certo, anche se non è esattamente così, ma che ci sia effettivamente, non importa il foglietto di carta, ma che ci sia la formazione, quello sì. Chiaro, anche perché la manodopera magari non prevalentemente residente nei territori di montagna potrebbe dire vabbè, non è il mestiere per me, invece ci sembra di capire che si possono ottenere grandi soddisfazioni e il lavoro anche al di là delle stagioni, cioè non è necessariamente il lavoro stagionale negli impianti risalenti. No, guardi, ci sono due aspetti. Ora, noi chiaramente siamo in questo momento, abbiamo poche persone rispetto a quelle che effettivamente servirebbero. La mia opinione è che si conosca poco questo tipo di lavoro. È un lavoro che dà delle soddisfazioni. È un lavoro che viene visto poco, perché anche il cliente, anche il ragazzo che passa di là, vede una persona che magari è ferma a controllare. Certo, sembrerebbe un lavoro ripetitivo. Esatto, sembrerebbe un lavoro ripetitivo, questo non è, con l'adeguata formazione e con l'idea che abbiamo noi comunque in un futuro di cercare di fermare le persone da noi e cercare di
farle rimanere nelle nostre società e quindi con un'adeguata formazione, che è quella richiesta anche dagli stessi operatori, noi stiamo cercando di attrarre nuove forze che speriamo possano essere quelle della nostra provincia, della nostra regione, perché in questo momento molti di noi impiantisti sono costretti ad uscire anche dalla stessa regione Veneto, certo, per poter prendere delle persone adeguatamente formate e togliendole magari ad aree che non hanno avuto neve, hanno avuto delle problematiche, ma che in un secondo momento, magari quando torneranno ad avere la neve, parlo delle aree del centro-sud, certo, no, potrebbero aver bisogno ancora di queste persone. Queste persone vengono magari dall'Abruzzo, dall'Emilia Romagna, e quindi poi probabilmente vorrebbero tornare a casa loro. Per il momento sono contenti di essere qua da noi, però è chiaro che sono distanti da casa. Quindi noi cercheremo di formare persone bellunesi. Grigoletto, la ringraziamo molto, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione, ringraziamo per le ultime informazioni che ci ha dato, allora auguriamo buon lavoro a lei e a tutti gli impiantisti del Veneto. Grazie a Marco Grigoletto. Grazie a lei e ai telespettatori. E a voi tutti l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana per un altro numero di Dolomiti Turismo.